Cari amici, dall'isola dell'eterna primavera, in pieno centro geografico del Mediterraneo, dalla Sicilia, sede del quartier generale Goldpapier, vi saluto cordialmente e bentrovati. In questo nuovo episodio vi parlerò della penna stilografica, forse più iconica mai prodotta, una penna che è stata concepita negli anni 30 del secolo scorso, con criteri per l'epoca avveniristici. È nel 1939, che ricordiamo fu un anno terribile nella storia dell'umanità, in quell'anno scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, che Parker completa il progetto 51. Il codice 51 deriva dal fatto che nel 1939 la Parker celebrava il 51esimo anno di attività. Tra il 1940, tra la fine del 40 e il 41, anno dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, la Parker distribuisce la 51 sui principali mercati mondiali. Ovviamente, data la guerra in corso, il successo non è immediato, ma dopo il termine delle ostilità il mercato riconosce l'eccezionalità del prodotto ed è un boom di vendite. Probabilmente è il modello di penna stilografica più venduto nella storia. Ho qui con me tutta la documentazione relativa alla registrazione dei brevetti della Parker 51. Se vedete bene dagli elaborati grafici si evince l'estrema accuratezza della progettazione e della successiva realizzazione, del prodotto della Parker 51. Questa documentazione è relativa ovviamente ai modelli con carica dell'inchiostro Vacumatic. Volevo farvi notare una piccola notazione storica. Come notate, la forma finale del fusto, eccolo qua, era tronca con un gevel, un gioiello installato alla sommità. Analogo gevel era anche installato, come del resto anche qui, sulla sommità del cappuccio. Nel 1941, dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, essendo gli Stati Uniti entrati in guerra, per risparmiare il metallo in tutti i modi, la parte tronca del fusto venne eliminata, quindi si risparmiava questo tondino e il fusto prese la forma che ancora oggi conosciamo. Questa è una piccola notazione storica per dire come la Parker 51 sia passata attraverso la storia, letteralmente. Qui è in pratica descritta dettagliatamente la Parker 51. Molto, molto, molto dettagliatamente. Questo per chi magari ritiene che una penna stilografica sia un prodotto semplice e banale. Questo è tutto quello che c'è dietro la storia di un prodotto di grande successo. C'è progettazione, c'è studio, c'è innovazione e tutto questo in parte, in gran parte, è stato Parker per quanto riguarda la storia degli strumenti di scrittura. Il modello di cui ci occupiamo in questo episodio è una Parker 51 MK1. La Parker 51 è rimasta in produzione dal 1940-41 fino al 1972. Per grosse linee, le versioni prodotte sono state le seguenti: la MK0, la prima, che include tutte le versioni con carica dell'inchiostro tipo Vacumatic, e questo arriva fino al 1948. Poi abbiamo la MK1, che include la versione con carica dell'inchiostro con il sistema aerometrico, la famosa pompetta per intenderci. La MK1, sarebbe questo modello, viene distribuita fino al 1965. Poi abbiamo la MK2, che va dal 1965 al 1969, dove abbiamo il terminale del fusto nuovamente piatto, e il serbatoio all'interno.
l'armatura, diciamo, della vescichetta, non ha più il tappo in plastica nero come ce l'ha questo qui. Poi abbiamo la MK3 dal 1969 al 1972, anno in cui termina la produzione della Parker 51. In questo caso vediamo il sistema di caricamento aerometrico, che viene adottato in una variante più semplice. Io sono riuscito a datare questo modello come prodotto tra il 1950 ed il 1959. Ho determinato questo range temporale dai seguenti elementi. Per prima cosa dal serbatoio. Infatti, fino al 1950 sul serbatoio è impresso Press Firmly Six Time, cioè premi 6 volte il pulsantino per caricare l'inchiostro. Dopo il 1950 la scritta cambia in Press Firmly Four Times, cioè pressa 4 volte. Nel caricatore di questa penna è proprio questo il caso, quindi possiamo datare dopo il 1950 la realizzazione di questa penna. Per quanto riguarda invece la seconda data del range, il 1959, lo determiniamo dal fatto che nel 59 il forellino di areazione del fusto viene spostato dalla sommità del fusto lungo il fianco della penna. Essendo qui il forellino sulla sommità, dobbiamo dedurre che questa penna è stata realizzata al massimo alla fine del 59. Quindi questa penna è stata realizzata tra il 50 e il 59, quindi può avere da 60 a 70 anni. Passiamo ad esaminare più attentamente questo esemplare. Prima di ogni cosa vorrei che notaste la linea aerodinamica pressoché perfetta e pulita. La Parker 51 è stata realizzata utilizzando, come si faceva un tempo, i migliori prodotti qualitativamente disponibili. Il pennino è laminato in oro ed ha una punta in un iridio. È un pennino di tipo coperto, quasi invisibile, il che conferisce alla Parker 51 per l'epoca in cui fu realizzata un aspetto pressoché avveniristico. Il fusto e la sezione sono stati realizzati in lucite. Lucite era un marchio registrato da DuPont ed è sostanzialmente quello che oggi conosciamo come plexiglass. Il plexiglass è un materiale che per gli anni 30 dello scorso secolo era veramente fantascientifico. Il sistema di caricamento aerometrico dell'inchiostro, la vescichetta interna, venne realizzato in PVC. E pensate che Parker lo garantiva per un periodo di 30 anni. Qui ne sono passati da 60 ai 70 e non abbiamo ancora nessun problema. Tutto funziona ancora perfettamente. Il cappuccio è in acciaio laminato in oro 12 carati. Vi faccio vedere la clip, che è praticamente una vera freccia originale, Parker. Ne vediamo tante di imitazione sulle varie penne cinesi. Questa è una vera freccia Parker. Sulla sommità del cappuccio abbiamo un gevel in plastica color trasparente, grigio perla, quasi. La freccia del cappuccio punta esattamente tra l'R e la K di Parker impresso sulla base del cappuccio. Dall'altro lato del cappuccio abbiamo impresso una I fratto 0, poi 12K gold filled. E al di sopra di questa riga abbiamo la scritta Made in USA, Made in USA. Questa penna si trova in perfetto stato, tranne una piccolissima abrasione alla base del cappuccio. Questa penna col cappuccio chiuso, lunga circa 13 centimetri e mezzo, il fusto nella sua parte più spessa ha un diametro di circa 12 mm ed ha un peso di circa 20 grammi. Questa
quindi direi che è dimensionata in maniera ottimale per certi aspetti, sia per quanto riguarda il peso rapportato alle dimensioni, dimensioni che possiamo eventualmente paragonare con una Parker 15 del 1987, oppure con una Parker Vector di contemporanea, diciamo. Ecco. Queste sono un po' le dimensioni della Parker 51 confrontate con analoghi modelli. Bene, passiamo alla prova su strada, anzi su carta, su carta. Il tratto è abbastanza spesso, come potete vedere, ma molto fluido. La scrittura dà un senso di vellutato, senza il minimo graffio, e fa veramente assaporare il piacere fisico di scrivere. Passiamo a vedere la direzionalità di scrittura. Che non sembra darci alcun problema. Erogazione. Direi abbastanza generosa. Proviamo a scrivere in modalità reverse. Perfetto, la continuità del flusso. Direi che c'è la flessibilità che è pressoché inesistente. Come dicevo, è una penna che ha 70 anni e dà veramente il piacere fisico di scrivere, dopo 70 anni circa, 60, 70 anni. Bene, questo è tutto e spero che questo episodio vi sia piaciuto e nel salutarvi cordialmente vi do appuntamento al prossimo episodio. A risentirci e arrivederci presto.